Montelupo è una delle 46 città della ceramica italiana. Ancora oggi qui operano 50 aziende, fra quella più piccola, conduzione familiare, alla grande multinazionale. La nostra azienda, Ceramica d'Arte a Mannate, è dal 1995 che siamo sul mercato. Il nostro obiettivo principale era quello di portare a nuova luce la nostra tradizione di Montelupo, delle ceramiche che è conosciuta in tutto il mondo, e dargli un nuovo aspetto, dei tocchi nuovi personalizzati. Pitozzi è una storia che viene da molto lontano. Già a partire dalla seconda metà del Cinquecento questo nome era presente sul territorio. Pitozzi, anche per il taglio internazionale dei design delle firme che poi stanno dietro a molti dei nostri progetti, viene esportato un po' ovunque nel mondo. È una storia particolarissima quella della ceramica di Montelupo, ignota fino agli anni 70 del secolo scorso. Fino a quell'epoca non si sapeva assolutamente niente di cosa era successo, la stessa comunità ne aveva perse le tracce. Poi si scopre un pozzo dei lavatoi, una cosa molto magica per la nostra storia, un pozzo in cui sono contenute, in cui erano contenute, perché gettate, una sorta di discarica dell'epoca, tutti i manufatti danneggiati dalle fabbriche di ceramiche che non erano in qualche modo utilizzabili. Bene, in quella discarica si è ricostruito in una sorta di serie stratigrafica tutta la storia della ceramica dalla fine del 200 alla fine del 700, ma soprattutto ha raccontato un periodo storico importantissimo, è quello rinascimentale, quel periodo che vede Montelupo fabbrica delle famiglie nobili fiorentine e quello che vede i manufatti montelupini sulle tavole delle grandi casate, Pandolfini, Strozzi, Medici. E quindi è bellissimo pensare che Lorenzo De Medici abbia bevuto nelle nostre coppe. Le nostre aziende hanno saputo rimettersi in gioco, accogliendo anche quelle che sono state le proposte di questi anni dell'amministrazione della Fondazione Museo Montelupo, che avevano come obiettivo un obiettivo molto semplice, quello di creare una sorta di contaminazione fra gli artigiani, i nostri grandi ceramisti e grandi designer, artisti di fama internazionale che sono venuti a Montelupo, nelle botteghe ceramiche di Montelupo, hanno lavorato con i nostri artigiani e hanno creato. E questo stare insieme fra artisti e artigiani ha fatto in modo che gli uni diventassero un po' gli altri, in questo mix di competenze e di professionalità. Questo è un modello che è stato esportato, lo abbiamo esportato anche territorialmente molto vicino, il Comune di Scandicci ha visto una collaborazione veramente stupenda da questo punto di vista, quindi diciamo un cantiere che ha consentito agli artigiani di lavorare, di crescere e di mettere a disposizione di grandi artisti la loro capacità e la loro competenza. Un ruolo importante in questo processo lo gioca la formazione, non poteva essere altrimenti. Già quasi 40 anni, è da quasi 40 anni che esiste un centro di formazione, la scuola di ceramica, e che proprio da poco tempo ha cambiato anche la sua natura, diventando anche un centro che documenta e cataloga gli stilemi del passato e anche un centro che fa ricerca tecnologica, il Centro Ceramico Sperimentale, che è nato fra una partnership pubblico-privato fra amministrazione comunale e Colorobbia. In quest'ambito è stato anche avviato un progetto con l'Accademia delle Belle Arti per un master in design e ceramica. Montelupo val bene una visita, anzi più di una visita, perché qui si racconta il Rinascimento, perché qui si racconta la contemporaneità, Montelupo è disseminata di opere di arte contemporanea e perché qui si può imparare a fare ceramica sia a livello dilettantistico che a livello professionale. Venite, vi aspetto, sarete sempre i benvenuti.